zombie apocalypse. Buongiorno a tutte, ciao ragazze, come state? Spero bene. Allora, nuovo video che Grizio Vlog. Dunque, questo è un video per parlare un po' con voi e non solo, anche per darvi un bel buongiorno, sempre che per voi sia un bel buongiorno, non lo so. E ho appena fatto colazione e mi sono anche vestita, non so se si vede, questo è il mio kimono. Niente, che dire, oggi finalmente riesco a fare altri video e perché no a registrare più video tutti in uno, non lo so, ci sono questi moschini per terra, per la mia cucina, vabbè, e niente, quindi cosa dirvi di bello? Finalmente sto riuscendo a fare altri video e ho preso un po' una tazza di latte e poi ho preso prima di tutto un caffè che ne avevo bisogno, perché alle 7:10 senza un quarto mi sono alzata, mi pare, sì, perché non avevo più sonno, quindi mi sono alzata a quell'ora. Non ho ripreso quando mi alzavo perché non ero a caso, ragazzi, però la prossima volta prometto che se riesco lo faccio. Dipende di mente, mi alzo, vediamo, non prometto nulla. Quindi vi aggiorno di come sta andando tutta la cosa che vi ho appena accennato nei video primi. Sto andando bene, il percorso sta andando bene e niente, ho deciso di non farlo quasi più individuale, no, insieme agli altri ragazzi, insieme alle altre persone, diciamo, e niente, quindi farò una cosa più assemblata con gli altri e per fare in modo che non stia sempre sempre sola o sola, oppure sola, non so cosa dirvi, quindi spero che questo video vi possa appunto piacere, perché vi stavo dicendo che questo percorso lo farò piano piano, anzi l'ho già cominciato, l'ho già cominciato, però mi andava a me di farlo, perché secondo me è importante fare queste cose e poi almeno non mi annoio come facevo di solito. Già. Niente, quindi che dire, speriamo bene. Allora, vediamo che ne sono le 8:09. Alle 8:30 devo riprendere con l'olio per gli occhi, già, e almeno devo prendere altre gocce per calmarmi, perché mi serve un po', perché ho un po' di agitazione, quindi quando mi agito anche troppo mi devo calmare, prendo delle gocce calmanti, perché altrimenti sono troppo nevrotica, non so se mi spiego, quindi queste gocce mi aiutano un po' a rilassarmi un pochettino. Non sono gocce da prendere così, ragazzi, bisogna sempre a confrontarsi con il proprio medico. Quindi non prendete esempio da me, nel senso non chiedete che gocce prendo, perché sono gocce, sono altri tipi di gocce, inutile che ve lo sto qui a spiegare. Comunque niente. Quindi praticamente sto prendendo delle gocce per stare più calma, come appunto vi dicevo. E il resto sono colliri che prendo e altre medicine varie che non sto qua a descrivervi. Come
Comunque, per quanto riguarda il colirio, ne prendo mattina e sera di colirio per disinfettare i miei occhi. Niente. Quindi nulla, ragazzi miei. Allora, adesso sono le... Vediamo un po' che sono. Scusate, ma sono ancora un po' sonnata, nonostante ho preso il caffè. Sento piena di sonno. Sono le 8:11. Ok. E niente. Questo racconto. Ah, ma che passa il video, che il video si registra. Non so se mettiamo la miniatura o in mezzo al video una foto di come ero ieri sera, stanchissimo. Però voglio un po' far ridere di come ero ieri sera. Come l'ho conciata ieri sera, però vabbè, dettagli. Già. Mi fa ridere. Anche se c'è poco da ridere, però questa è la realtà. Mi piace molto rendermi partecipe di come ho i capelli ieri. Cioè, ma capelli proprio chiomo chiomo, adesso li ho un po' uniti, li ho un po' uniti, si dice in gallurese però. Per te e per voi, li ho un po' messi tutti allacciati a se stessi, perché io ho fatto la spesiccio con l'otto, perché, vedete, perché ragazzi, se li metto tutti così, aperti, vi spaventereste a andare a casa. Però per rendermi un po' partecipe, ho qua, vi metto una foto di come ero ieri, appunto. Se mi riesci, non è detto. E già. Sonno, che ragazzi, non potete immaginare il sonno che ho. Però, anche se mi sono stata un po' prestino, ho fatto bene, perché tanto oggi ho tanto impegno da fare. E anche se quando porterò a termine questi impegni, perché appunto vi ho detto che è un lungo percorso, quindi mi sa che fin quando io sono giovincella farò questo percorso. Già, e nulla, questo era quanto. Ieri mi ho visto. Non so se era ieri o anteieri, cosa vi ho visto in televisione. No, forse era avanti ancora. Vi ho visto Sopravvissuti su... Cos'era, Canale 5? No, Rai 2 forse era. Non mi ricordo più comunque. Una fiction che sta andando in onda ogni tanto della sera su Rai 2, perché sia Sopravvissuti, sì. Non è un bellissimo film, ma non è neanche così brutto. Racconta la bella storia delle persone che sopravvivono alle disgrazie. Questo è quanto. Non sto qua a dirvi altre cose, non voglio fare spoiler, però questo è. Sono sopravvissuti in mare, dal mare, diciamo, in verità, questo è quanto. Altro non vi spoilerò niente perché magari non vi interessa, però se vi interessa ve lo cercate su Google, perché su Google ci sono parecchi spoiler del film che vi sto dicendo io. Si chiama Sopravvissuti, il titolo si intitola. Niente. Quindi praticamente. E ieri cosa ho fatto? Ieri non ho fatto nulla di che. Alla fine abbiamo riuscito. Ah, alla fine sono riuscita a come dire, a. Veramente. Aspettate un secondo. Scusate, allora vi stavo dicendo. Alla fine sono riuscita a sbloccare tutto.
per le pratiche dello SPID, sono dovuta andare alle informazioni di Palau e no, credo che mi abbiano sbloccato tutte le pratiche delle poste italiane e mi hanno dato un codice QR per poter accedere alle poste italiane, perché se no non c'è verso. Non lo so il perché, gli ho dovuto dare il mio numero di telefono e tutto il resto, altrimenti non facevo, non ce la potevo fare io da sola. Cioè, se vedete un piccolo strano cosa che ho fatto prima, era perché mi ho fatto una fotina, cioè, e niente. Quindi, che dire, finalmente sto bene e ieri mi ho fatto una bella camminata fino alle medie, no, fino alle medie no, vabbè, quasi, perché le medie sono attaccate all'asilo e ho fatto una bella camminata appunto fin tra le medie e l'asilo. Una bella camminatina, però ne basta la pena, diciamo. Ero un po' stanchino, facevo male le gambe ieri, però ce l'ho fatta a fare una bella camminata e nulla, anche sotto i portici di Palau, che si arriva per andare alla stazione del treno. Cioè, e poi il treno arriva tutto così. Io non so se il treno ce n'è ancora a Palau, però sì, è un po' caruccio però. Sembra divertente per andare al treno, per andare in treno. E niente ragazze, se questo video vi è piaciuto, aspettate anche la prima volta che sono le 8:18. Mettete un bel like, supporto, un commentino e iscrivetevi al canale. Nulla, il video lo faccio così corto perché non voglio annoiarvi, casomai ne farò un altro quando appunto. Farò un video di make-up, non lo so quando, vediamo. Non prometto niente, lo dico sempre. Ciao, buona prossimità a tutti, ciao, grazie. Zombie apocalypse.